Buongiorno a tutti, eccomi qua di nuovo con voi per un nuovo piccolo ma piccolo progetto. E voglio realizzare una colonna per la maschiatura, per la filettatura. Tra le mie cose vecchie ho ritrovato questa colonna per trapano, una vecchia colonna, eccetera, e la voglio sfruttare e ho comprato su eBay questo maschiatore lungo, in modo tale da poterlo mettere all'interno di questo qua, alzarlo a seconda della distanza che mi occorre e poter fare la maschiatura ortogonale al pezzo. Molto spesso viene fatta a mano e non sempre la filettatura viene perfettamente ortogonale. Con questo dovrei rimediare a questo eventuale errore. In pratica devo realizzare soltanto un collare che va dall'interno, cioè un blocchetto di alluminio che va dall'interno di questo collare e basta, il gioco è fatto. Io su questo qui ho già tolto il perno che si vede qui sotto e l'ho sostituito con un semplice bulloncino in modo tale da poter inserire il maschiatore all'interno del blocchetto e poterlo ripristinare con il bulloncino. Adesso procediamo alla lavorazione e poi vediamo il risultato finale. A tra poco. Eccoci qua, questo è il lavoro terminato, semplicissimo. Questo blocchetto incastrato all'interno di questa fascia, di questo collare, e qui si mettono i pezzi. Questo c'ha questa escursione per effettuare la filettatura e praticamente questo qui ci può garantire il camminamento anche diciamo della filiera. E adesso facciamo una prova. Noi posizioniamo già la cosa così. Io in questo qui ci si possono montare tranquillamente vari tipi di morsetti oppure una semplice morsa. Per cui una volta che io ho l'opportunità di bloccare il mio pezzo, ecco qua,
per sicurezza diamo una leggera stretta. Ecco qua, a questo punto noi procediamo alla filettatura. Faccio vedere un po' ingrandito. Ok. Ecco qua. Tiriamo su il nostro pezzo, blocchiamo i morsetti. E abbiamo ottenuto la nostra filettatura. Come potete vedere, il lavoro mi sembra buono. E se vi è piaciuto, mettete un bel like e se non l'avete fatto, iscrivetevi. Ciao!